chiama Gremlist. Allora, abbiamo visto Arduino, cosa praticamente Arduino del 2006-2009, siamo qua, un prodotto vecchio in effetti. Quali sono i nuovi obiettivi che deve raggiungere l'open hardware? Allora, aumentare la capacità di calcolo, e lo stiamo vedendo con Raspberry Pi, Intel Galileo, Yun in un certo senso, e la BeagleBoard. Cubiboard, queste schede qui che praticamente hanno gira proprio un sistema operativo sopra ad alto livello, quindi c'è un'astrazione ancora maggiore rispetto a quello che abbiamo visto di dire ad esempio Digital Bright. Non muovo più il registro come facevo su quella scheda per far accendere i LED, scrivo Digital, arrivo a un livello ancora più alto, programmo in Python, installo ROS ad esempio, Robot Operating System, metto dei nodi, eccetera. Poi c'è l'Internet of Things. Quindi mettere dei dispositivi collegati ad internet, come se fossero degli esseri umani. E poi c'è la wearable technology, quindi miniaturizzare quanto più possibile queste cose. E tutti questi tre punti non li stanno vedendo aziende, stanno vedendo i maker. Ed è questa la cosa assurda che diceva il professore Pescapelli, sono gli artigiani moderni, quelli che probabilmente cambieranno il futuro. Allora, diciamo, Raspberry Pi, il logo, questa qua e questa scheda, penso che tutti quanti l'avete vista. Quando uscì all'epoca, un computer $25, fantastico. Le caratteristiche, ha un sistema on chip, HDMI, quindi c'è una scheda grafica che porta a 1920p, di GPIO, questa è una cosa interessante, è gestibile ad alto livello. Cioè, ha proprio dei pin fisici come quelli di Arduino, e io posso collegarci delle periferiche. E poi ci gira Linux sopra. La distribuzione base è Debian, che si chiama questa. E poi ci gira anche Arch Linux. Qui hanno fatto anche il porting di Android. Ed è principalmente rivolta al settore educational. Quindi ad esempio per università, scuole, formazione. Poi c'è dall'altro canto il cugino di Raspberry Pi, che è molto più vecchio, la BeagleBoard, che è molto BeagleBoard Black, una nuova versione. Questa scheda qui, che ha più o meno le stesse caratteristiche, cioè sempre un sistema on chip, ha l'HDMI, ha sempre il GPIO, ha un acceleratore particolare, c'è cioè la grafica dedicata proprio, e ci gira Ubuntu. Quindi non, se ci stanno anche dei porting di Debian, non ne sono sicuro. E sarebbe una prototipazione industriale, quindi non più per il settore educational, per il prototyping. In effetti per il sistema chip che utilizza, che è della Texas Instrument, costa nettamente meno di quello che utilizza Raspberry Pi, ed è loro favoriscono sulla produzione su larga scala utilizzando i disegni di BeagleBoard. Allora, vediamo l'Internet of Things. Allora, serve a collegare ad internet cose come se fossero umani, ad esempio la stazione meteo che ogni mattina mi dice su Twitter, mi twitta, vedi che ci sono 25 gradi. Una cosa un po' inutile, dovrebbe essere una cosa più utile, qualche messaggio, gli antifurti, ad esempio, mando un messaggio su Twitter. Come ad esempio potrebbe mandarmi delle notifiche. Ed è questo qua il concetto su cui andiamo avanti. Su Twitter, la domotica, la mia casa mi avverte su cosa sta succedendo, oppure io posso pilotare la casa, posso dire vedi ci sta il forno, devi accendere, posso dire andare vicino al forno, sto in macchina, dico ci ho già lasciato il pollo dentro, accendi il forno. Monitoraggio ambientale, quando ultimamente sono successi casi tipo quello della Concordia, hanno messo insomma, a mare delle sonde che funzionavano appunto con l'Internet of Things, con gli stessi protocolli, per creare una rete che si collegasse ad internet, in maniera tale che mettendo dei piccoli sensori si può vedere ad esempio la densità dell'aria, se ci sono agenti inquinanti, l'acqua, eccetera. E vediamo adesso il caso Embed. Embed diciamo che è un fratello di Arduino, anche se non hanno mai collaborato insieme. Ed è fatto invece che in Italia e in Inghilterra. È molto più recente perché è del 2011 o 2010 ed è vero che c'è una comunità che piace pure la cartina, bisogna vedere tutti gli sviluppatori nel mondo dove stanno. Quando io lo ebbi, che era tipo un mese dopo che uscì, in Italia stavano 10 di noi, poi ce ne stiamo un centinaio, già meglio. Stati Uniti è tutta blu la cartina, cioè.
piena, anche in Francia e in Inghilterra soprattutto. Allora, cosa deve dire un MCU che è un sistema IC? Cosa significa? Che abbiamo dentro un MCU, in questo caso abbiamo un'architettura ARM Cortex M3, simile a quella dei telefoni. Abbiamo quindi gli ingressi e gli output digitali come Arduino, abbiamo in questo caso anche l'output analogico. Mentre Arduino abbiamo detto che per emulare quell'effetto dell'analogico in uscita utilizziamo PWM e poi utilizziamo proprio un circuito integrato interno al sistema on chip che è chiamato DAC, Digital to Analog Convert. Probabilmente l'avete visto in calcolatori elettronici o sistemi? Ok. Probabilmente chi fa il corso con Celentano, Celentano fa queste cose. Poi abbiamo anche PWM, perché naturalmente i motori non conviene mai controllarli con l'analog out. Sicuramente si controllano delle periferiche audio. E qui abbiamo sempre PWM out. In questo caso abbiamo sempre l'I2C, la UART, l'SPI, che sono le porte seriali che ci servono per la comunicazione. Abbiamo tramite la USB la comunicazione col computer, come la faceva Arduino, che abbiamo il terminale, vediamo. Poi abbiamo l'Ethernet già integrata, quindi abbiamo già una scheda di rete integrata alla piattaforma, quindi non c'è più bisogno di mettere lo shield esterno. E abbiamo l'USB host. Voglio collegare ad esempio la pianetta della 3G della Vodafone, la metto direttamente dentro l'embed e si collega all'internet. Questo qui è l'embed, è molto più piccolo e compatto di Arduino. Come facendo il parallelo di prima, abbiamo detto che Arduino è 8 bit come architettura e va a 16 MHz, questo qua è a 100 MHz e a 32 bit. La particolarità è che c'è questo chip che se vedete sotto, questo qui in bed, che è proprio un chip integrato che hanno inventato questi due ragazzi inglesi, che si chiama Bed Interface. Quando viene collegato ovviamente con il computer, viene dato come primo USB. Detto questo, gli schemi del circuito integrato non sono disponibili, però sono disponibili i protocolli. Quindi mettete sempre un Arduino collegato con un altro processore, è possibile emulare l'embed interface. Lo schema proprio elettrico di tutto il sistema invece è libero. Questo qua si chiama LPC 1768, questo qua è la stessa versione, si chiama 11U24. Ed è una versione low power, uscita un anno fa, due anni fa, molto più recente ed aggiornata. All'inizio questa qui portava anche dei problemi su PWM. Poi nel tempo, naturalmente, come ho detto, l'open hardware hanno permesso la diffusione degli standard, e abbiamo una scheda della Freescale che ha sempre sbaglio integra e ha le stesse caratteristiche come dell'embed. Questo qui invece è un progetto che è uscito un mese fa della ST, si chiama Nucleo, ed è secondo me la cosa più interessante ed intelligente che abbiano mai fatto. Cioè, si programma come embed, vedremo qual è la potenza di embed dopo, però ha la stessa pianeta di Arduino, quindi sono delle stesse shield. È un sistema furbo perché Arduino non è potente nel calcolo, in effetti per quel che ci servirà nella vita va bene così, però magari facendo dei calcoli un poco più forzati, oppure vogliamo l'internet già integrata, non danno problemi. Abbiamo l'hardware che è simile a quello di embed, perché è stessa architettura ARM. Abbiamo la stessa pinnatura delle shield, come già detto, però ora abbiamo quelle librerie di embed, che però mi piacciono di più. Questa qui invece è fatta sempre dalla Si Studio, che è quell'azienda che non ricordo prima, che ho detto che è cinese, e come Lighted, e si chiama Arc Pro. Se vedete qui abbiamo sempre la stessa pinatura di Arduino, e è anche presente il logo proprio ufficiale dell'Open Hardware, e abbiamo l'embed enable, cioè possiamo programmarla sia come scheda con il suo processore utilizzando il tipo IA, che poi vedrete nel corso di mapping con il professore Schiano, sia con l'ambiente di embed. Vediamo come è fatto il software. Allora, si chiama in C++, quindi non è in processing come proprio C++. Esiste una comunità di sviluppatori, e questo è interessante perché quando uscì non c'era neanche una libreria. Si poteva soltanto fare l'analog in, analog out, PWM out, digital in, digital out.
Adesso praticamente gli sviluppatori, come funziona? Creano delle librerie e ogni libreria che tu crei viene per forza pubblicata. Quindi è tutto libero. Vogliamo collegare l'ultrasone, esiste un tizio giapponese probabilmente che l'ha fatto. Che non è il tizio dell'azienda, ma è una persona come noi, così. Ad esempio io ho lavorato sulla piattaforma della Wiznet, c'entro la libreria pubblica. Ed esistono, per imparare queste cose, gli handbook, che sono dei manuali online sul sito di Embed, i cookbook, che l'handbook è sull'hardware, il cookbook è sulle librerie software, e poi abbiamo i notebook, che sono sulle librerie che hanno scritto gli utenti. La cosa interessante è che, ad esempio, se c'è un aggiornamento o un qualsiasi problema, nel giro di una settimana si risolve. Non bisogna aspettare niente, ci sarà sicuramente un'altra persona almeno che ha lo stesso problema tuo in tutto il mondo. Quindi tutto il progetto non si basa su un'azienda tipo Officina Arduino, Fab Lab, che lavorano parecchio su quello, ma si basa proprio sugli utenti. Quindi esistono le cose che servono. E prima esiste una libreria per qualsiasi cosa, cioè, come vedremo, esiste una libreria che si chiama già WebSocket. Quindi possiamo già collegarci con questo tipo di socket. E un'altra cosa è che il computatore è online. Questo da un certo punto di vista è un difetto. In effetti perché bisogna forse essere collegati ad internet. Il lato positivo è che funziona su tablet, sull'iPad, sull'iPhone, su tutti i telefoni. E si può collegare addirittura tramite gli adattatori oppure attendere la USB con la cosa. Anche mettere l'embed vicino al tablet e programmarlo. Quindi abbiamo eliminato tutta quella parte di adattatori che portava Arduino, tipo quello dell'FTI o dell'ATME. Questo qui è l'ambiente, vedete, è una finestra di un browser. Abbiamo questa prima parte che sono i progetti attivi, abbiamo i file di progetto, quindi all'interno tutte le librerie che abbiamo richiamato. Poi in questo caso sarà l'esempio che vediamo dopo. Abbiamo inserito il main, un header che ho inventato io, text LCD, una libreria già prefatta per comandare l'LCD, e poi abbiamo bed RTOS per gestire un sistema operativo in realtà anche con bed. Poi di là ci sono i dettagli, quando è stato aggiornato, che codice di visione è, su quale piattaforma stai sviluppando, piattaforma di sviluppo e target. Dopodiché abbiamo sempre il new, che sappiamo, il compile, e interessante c'è il commit. Commit ovviamente permette di pubblicare i programmi in un gruppo di lavoro, in un workgroup, o in pubblico. E la cosa forte è che quando si fa, chiede anche con che tipo di licenza. Se si vuole mettere la Creative Commons, la Apache 2.0, proprietaria, la Apache MIT. E poi c'è il revisions, cioè internamente già i sistemi per versioni. Allora, vediamo l'esempio che faremo. Allora, questo è un sistema che mostra la luminosità ambientale che possa ricevere dei messaggi, tutto quanto attraverso internet. Allora, noi abbiamo questa scheda, questa qui che sfatto un attimo, questa, questo pezzo giallo immaginate se non ci stesse, non è collegato. Abbiamo prendo l'embed, l'LCD e qui sopra c'è una fotoresistenza. Fotoresistenza è una resistenza variabile con la luce. Allora, colleghiamo il cavetto Ethernet direttamente all'embed tramite questa porta che come il computer, e poi prendiamo ad esempio un telefono, un tablet, un computer, quello che prima stavo facendo vedere ai ragazzi per fare la prova. Poi prendiamo una torcia e accendiamo la luce, vedremo che aumenta sopra la progress bar della pagina HTML di un certo valore, e per esempio la luce più forte aumenterà di più. La spegniamo proprio, vediamo che prende, si spegne. È una cosa stupida, però per farvi capire che tramite internet io sto comunicando dei dati che potrebbero essere la luce ambientale, quindi per esempio metto questa sonda, la metto sopra il palazzo e stamattina a che ora fa giorno, oppure analizzare effettivamente l'aria o vedere l'acqua se è pulita. Poi scrivo hello world, premo send, esce hello world e è scritto qui. Oppure scrivo ciao, ci vediamo la prossima volta. Esempio, allora io schiamo blocchi. Abbiamo sempre l'unità di controllo, il sensore, quindi l'input, e abbiamo l'attuatore, l'output. A questo punto abbiamo anche il mondo, cioè internet. Cosa deve fare con me, essere umano?
L'età di controllo la sostituiamo con l'embed. Il sensore viene sostituito dalla fotoresistenza, l'attuatore abbiamo l'LCD. Il moon, poi per leggere abbiamo l'analog grid, che è un comando. Poi abbiamo fatto prima il ranging, abbiamo analog grid. E poi text LCD, che è una libreria. Per farvi capire, l'LCD probabilmente sarà lo stesso, questo e questo, tutto questo qua in nero, questo qua è fondo bianco con scritta nera. Questo non sono mai stato riuscito a farlo funzionare. Questo qui, quando lo comprai, embed non esisteva ancora, e ci mise un mese per scrivere la libreria in C per i PIC della Microchip. Quando ho preparato tutto questo progetto, ci ho messo se no 2 minuti. Ho collegato tanti fili, text LCD, ciao, è uscito. Quindi, la cosa assurda. E qui abbiamo ovviamente il WebSocketing. Quindi abbiamo un WebSocket e a posto di Remote abbiamo JavaScript, quindi un'applicazione in HTML5. Allora, come funziona la fotoresistenza? Abbiamo dei terminali, abbiamo del materiale ceramico isolante che serve anche da dissipazione. Poi abbiamo del solfuro di cadmio che fa questa spirale mezzo vuota, cioè questa greca. E poi abbiamo il vetro. Il vetro prende fa da lente per convergere i raggi sopra la greca. Allora, l'LCD invece ha 16 pin, sono questa tabella qua. I primi 2 pin sono per l'alimentazione, VSS e VDD. VSS sono sempre la tensione più bassa che si ha. Mentre il VDD è l'alimentazione, diciamo, della pila. A volte si può trovare anche VDD-VDD, VSS-VSS, dipende poi come anche questa alimentazione sia in duale o no. Poi il V0 invece serve per il contrasto. Essendo LCD bisogna regolarlo con la vecchia lampada di RGB. Poi abbiamo l'RS, che è un selettore dei registri, serve per dire dove voglio andare a mettere cosa. Questo è l'esempio, perché in effetti LCD abbiamo 16, in questo caso sono 2 righe da 16 caratteri l'una, ora fatti di meno, perché ne sono 8, e ogni cella viene indirizzata da un suo indirizzo, e questo qui RS ci dà questo indirizzo. Poi abbiamo il read and write, ci dice se è in modalità di lettura o in modalità di scrittura, perché possiamo vedere cosa c'è scritto qui, oppure possiamo dire cambia questo carattere, mettici A, per esempio. L'enable serve per dire ok, vedi che devi scrivere, oppure vedi ok, devi leggere, altrimenti se viene tolto si blocca, rimane in freezing, non si può cambiare il testo. E questi 8 pin servono invece per la comunicazione parallela. Gli ultimi 2 sono per il led per la retroilluminazione, la cosa più facile, se non la del caldo. In questa cosa noi nel nostro prova lo colleghiamo direttamente alle band, in teoria potremmo pure farlo lampeggiare quando arriva un messaggio, si può fare tutto. E questa invece è la tempificazione. Nel nostro caso, per semplificare, invece di utilizzare tutti e 8 i bit di comunicazione per i dati, è possibile suddividerli e sceglierne soltanto 4. Quindi lavorare con mezzo byte e inviare 2 volte il segnale. Come vedete qui c'è invio DR7, DR6, DR5, DR4 e poi DR3, DR2, DR1 e DR0. Lo divido, mando prima quello più significativo e poi quello meno significativo. Sopra abbiamo come deve funzionare l'abilitazione per la lettura e per la scrittura. Vedete, all'inizio ci sta pure l'instruction register, che è su RS. Quando io attivo RS dico ok, vedi che sto verificando, devo verificare questo, devo accedere a questo, mettici, fai l'istruzione che ti do e poi ci do il dato. Questo qua è lo schema. Allora, abbiamo l'embed, poi abbiamo il connettore della Ethernet, già i pin. In questo caso dovrebbero essere questa qua la pinnatura per un connettore generico che non ha magneti e non ha LED. Se andate sul sito ci sta scritto tutto. Cioè, stanno tutti i connettori possibili e immaginabili. Serve lo stesso ragionamento di prima. Io compro un componente che non è stato ancora catalogato, mi metto, scrivo la documentazione e lo uploado sul sito. In modo tale che un'altra persona farà prima, non dovrà riscrivere di nuovo la cosa. Poi c'è un potenziometro per il contrasto, no, per la fotoresistenza.
fondamentalmente c'è un partitore di tensione, consideriamo che questa qui messo in questa maniera, ok, questo qui non è collegato, questo qui è il ground e questo qui è il V out, dovrebbe essere. Allora, Embed ha più uscite di alimentazione rispetto all'Arduino, ha VU che è la tensione in uscita direttamente dalla USB, quindi a 5 volt del computer. Se metto in corto quella, praticamente il computer mi dice vedi che c'è un problema, abbiamo un problema sulla USB. Vout invece è stabilizzato a 3 volte 3, c'è un doppio stabilizzatore di tensione sull'embed, non so se tutti quanti lo riuscite a vedere. Questo qui a sinistra serve per il sistema G e porta a 3 volte 3. Quello di destra, no, cioè ho aperto destra di qua, sinistra di qua, sinistra è per l'uscita di out. Ogni stabilizzatore di questi qua, non mi ricordo prima chi mi ha chiesto il stabilizzatore per lui, può portare fino a 500 mA di questi qua, e sono gli LM1117 se non mi sbaglio. Sì, e qui abbiamo fatto questo sistema e qui ovviamente abbiamo l'uscita che deve andare in ingresso a un pin analogico. In questa maniera noi possiamo regolare la sensibilità della fotoresistenza. Fotoresistenza, questa resistenza qua dovrebbe variare più o meno da 1K a 30K, poi dipende, questo qua non so manco quanto era perché l'ho scelto da un'altra parte. E questa potenziale però qua l'ho scelto da 100K, in realtà basterebbe uno che va da 1 a 10K, dovrebbe essere di meno. Invece questo qua da datasheet si vede che l'LCD deve avere per forza uno da 10K, c'è scritto proprio. Collegare un potenziale da 10K, c'è già lo schemino, si mette così. Poi qui abbiamo un bel pin di RS che viene collegato a una porta di embed, Riven Bright e l'Enable. Qui abbiamo i 4 bit dei dati e là abbiamo il LED. Allora, vediamo il programma. Come si va a fare? Allora, dobbiamo andare a questo sito. Ah, la cosa che non vi ho detto è che quando si compila, naturalmente si scarica il punto bin e poi vi basta trascinarlo proprio in USB, quindi viene rilevato proprio come una pendrive qualunque, non c'è bisogno di stare la drive, niente, lo sapete. Vediamo direttamente come è fatto il programma, questo qui, così, perché essendo un po' più lungo di quello dell'Arduino è anche più complesso. Allora, abbiamo detto, questi sono tutti i miei progetti nella storia, questi qui sono tutto ciò che è stato inserito all'interno del progetto, tutte le librerie. Questo qui, library build, embed, è la libreria che permette l'HAL, cioè l'interfacciamento del mio software con l'hardware. La cosa furba è questa, che questa build embed cambia in base al target. Quindi quando io ad esempio collego la nucleo, quella che dicevo dell'ST che è la stessa filmatura di Arduino, vedete, cambia semplicemente questa libreria embed, per me non cambia nulla, io programmo sempre nella stessa maniera, però in effetti poi cambiano tutte le definizioni dei timer interni, degli interrupt, eccetera. Questo punto H definition semplicemente ci sta salvato l'URL del mio server che non è pubblicato niente. Ethernet interface è la libreria per gestire la porta Ethernet. MedElectOS è una libreria che gestisce sistemi operativi real time, serve per il WebSocket client perché ci sono delle identificazioni particolari da rispettare perché i WebSocket sono in real time. E poi abbiamo TextLCD, che è la libreria per gestire qualunque display basato su Hitachi HD 44780, quindi tutti i display di testo. Sempre per il fratello Hardware, quasi tutti gli LCD tengono questo display. Vediamo come è fatto un po'.
Allora, il target sempre embed LPC 1768. Questo qua avrebbe con un istituto programma in C++, scritto include embed.h, è incluso quel build praticamente. Ho incluso l'element interface, web socket, stringhe perché c'è bisogno di lavorare con le stringhe, e text.lcd, dove c'è questa definitions. Allora, per definire esempio l'LCD, come abbiamo visto prima per Arduino, questa è una cosa molto comoda. Prima definivo esempio ultrasonic, trigger, echo. Qui definisco direttamente i pin. I pin in embed si denominano con pin, a meno che non siano pin particolari, tipo ad esempio per l'Ethernet tx più, tx meno, questa cosa così. Però qui abbiamo P14, P16, P17, P18, P19 e P20. In fila dovrebbero essere l'RS. Il read and write è stato messo direttamente al low di default, cioè non si è direttamente collegato al ground, tanto non ho bisogno di leggere, ho stato bisogno di scrivere. Poi c'è l'enable e poi abbiamo i 4 bit dei data. Qui il fatto che io prima mi confondevo con digital write, sì, digital out, è perché qui si chiamano, quando si fa fare l'istanza degli oggetti, si fa un digital out, pin LCD P20, P28. Lo qua rende mi fa accendere il LED dell'LCD o me lo fa spegnere. Per leggere, ad esempio, utilizza analog in, quindi chiama LP15. Se lo si vede in embed, si vede praticamente tutta la pinnatura. Generalmente quando si compra esce anche una schedina con un poster di come è fatto l'embed con tutta la pinnatura e pin out. Allora, un'altra particolarità che può essere utile è che ha anche una tensione d'ingresso particolare, oltre al bin che si chiama BB. Il BB praticamente si è alimentato con una fletta della comunità orologio a 3 volt, mantiene sempre attivo un circuito integrato che è interno, che si chiama RTC, Real Time Clock. Questa è la si possono fare tipo gli orologi, quindi io stacco l'alimentazione, con quella piletta rimane attivo soltanto quello integrato che non consuma niente, e potete segnare l'ora oppure una sveglia. Vabbè, qui ho fatto accendere l'LCD, l'LCD. Ho definito due stringhe, cioè array di caratteri in questo caso, msgin e msgout. Poi ho definito l'Ethernet, direttamente Ethernet interface eth. Con tutto questo vedete, io non so come funziona un Ethernet, non ho mai studiato del genere, però ho configurato l'Ethernet. Direttamente ho segnato, ho detto all'LCD, scrivimi, sto prendendo l'IP, faccio ethernet.init, che è un metodo inizializza, e lui in DHCP mi dà l'IP, quindi farà la lista per avere un IP. Se qui tra parentesi ha segnato l'IP, quindi 192.168.1.2, mi dà l'IP, cioè la lista con l'IP. Ethernet connect verifica la connessione. E quindi qui ho segnato LCD, su questo Ethernet Connect in genere si fa un controllo in while, si verifica almeno un paio di volte se effettivamente c'è stata la connessione o non c'è stata la connessione, e poi si può mandare un messaggio e dire vedi che il cavo non è stato collegato, oppure non posso avere l'IP, eccetera. Questa la sono passata. Comunque sempre dentro i notebook ci sta segnando tutto. Poi vi faccio segnare all'LCD l'IP. Come vedete è proprio facile, una volta che ho dichiarato l'oggetto LCD, faccio printf, come fosse da terminale, IP, due punti, ho scritto la stessa cosa del C, quindi come faccio con printf, segno il percentuale S che segna la stringa, Ethernet, vi chiamo il metodo di get dell'IP di address, e lì mi dice qual è l'IP. A questo punto dichiaro che voglio utilizzare un socket for socket. Quindi dichiaro l'oggetto web socket US del mio curl. Allora, questi server, quando uno fa un account embed, vengono dati in automatico, arriva il link, uno utilizza, ci può accedere e ci può lavorare, oppure è possibile utilizzare dei server tornado. Sempre sul notebook, no, sull'handbook c'è la configurazione di come si fa a fare su una macchina virtuale. A questo punto farò US connect, mi sono collegato. Poi posso cancellare lo schermo,
cancello rende, non compare più niente, faccio dire sei online. Questo serve per vedere se effettivamente la connessione è avvenuta oppure si è bloccato prima, perché potrebbe capitare, naturalmente, non ho staccato il cavo, non funziona più. Naturalmente qui anche su WS Connect posso fare dei controlli. Allora, vediamo come funziona. Ho messo un ciclo while infinito. Rispetto all'Arduino non abbiamo il loop, abbiamo C++ normale, quindi questo while 1. Allora, controllo. Se WS.read, quindi vedo se questo metodo read mi restituisce qualcosa, lo attribuisce a WSGin, quindi da un booleano in uscita, dovrebbe segnare anche qui, no, quindi c'è tanto questa sta più sopra, ma sopra questa qua, non mi calcola. Generalmente a fianco escono già anche come è fatto l'oggetto, il metodo, quali sono le proprietà, tutto. Dovrebbe essere un booleano. Vero o falso? Vero se c'è un messaggio in arrivo, quindi se sta caricando il buffer. E automaticamente qui lo mette in WS messaging, quindi in quel char, l'array di caratteri che ho messo. Qui fa un filtro che ho dovuto mettere perché utilizzando i server di embed, per default loro tengono un'impostazione che è quella di mandare in retroazione il segnale, cioè la stringa che uno ci ha mandato. Se io scrivo ciao mi ritorno anche ciao. A questo punto, quando io mandavo i dati per la lettura analogica, mi ritornavano sull'LCD anche quei dati là, che non era più possibile vedere il testo che io mandavo. Quindi ho messo come filtro che deve sempre iniziare con un maggiore. E quindi nel caso in cui c'è un messaggio in arrivo, mi cancella lo schermo e mi fa vedere quello è il messaggio. Poi ogni volta che fa questo, dopo questo if, fa questo, converte la stringa in caratteri, questa qui di l.read. L'acquisizione, a posto di fare una read, basta fare direttamente il metodo read. E quindi io ho già impostato che L è un pin di analog read e quindi leggo. Questo qua allora è il comfloat, cioè che leggo. Cioè adesso alcune schede possiamo metterle in double perché sono una DC differente, possono essere a 10 bit o a 16 bit, cosa una risoluzione maggiore. E poi facciamo mettere questo send, questo message out. A questo punto è finito il programma, se io lo compilo, ovviamente sta compilando, a un certo punto, ecco qua, mi dice success e me l'ha scaricato. Quindi se vediamo, eccolo qua, questo qui in analog 01 LPC 1768. Adesso mettiamo un attimo questo qua così, inseriamo un attimo la USB. Allora, risulta così, mi prende con la mia USB, ho dei file, questo qua già c'è la mano, la cancelliamo, non c'è più, vado nella mia cartella download e ci copio quello che abbiamo appena scaricato. Eccolo qui. Quando io lo resetterò, mi partirà con questo programma nuovo. Adesso invece vediamo dall'altra parte come è fatta l'applicazione in HTML5. Vedete come prende identica, cioè non, quelli tizio ha fatto la libreria del WebSocket, si è ispirato completamente a questa. Allora beh, abbiamo tutto ciò che è dell'HTML. Questo script qua def.js mi serve sempre per l'URL di server. Allora abbiamo una function connetti e quindi abbiamo WebSocket, new WebSocket o WebSocket URL. Questo l'abbiamo fatto prima quando ho definito WebSocket US, WebSocket URL. Poi abbiamo l'open, quindi quando c'è l'apertura del canale. E vabbè, in questo in HTML vi mi segna connessione effettuata. Naturalmente avrò, quando ricevo un messaggio, cosa deve fare? Potrei far stampare il messaggio, soltanto che ho visto che dopo un minuto si blocca perché raggiunge un buffer immenso
che vengono lanciate tipo ogni 10 millisecondi, ogni messaggio, quindi dà fastidio, diventa lento. E ho messo direttamente bar.value uguale emendata. Bar praticamente è l'oggetto progress bar. Quella barra che avevo detto prima si dovrebbe muovere in base alla luminosità. Poi naturalmente bisogna anche chiuderla questa connessione, quindi c'è il metodo onClose. Poi c'è un error nel caso in cui ci sia stato un errore di connessione. Poi c'è il pulsante disconnect on click, quindi c'è WebSocket close. Poi abbiamo il invia on click, se deve mandare il messaggio. E infatti fa WebSocket.send messaggio. Vedete che sono gli stessi metodi che ha praticamente embed. Sono identici. Una volta che ho imparato JavaScript, ho imparato embed. E qui poi c'è la pagina HTML normale in cui definisco tutto. Adesso vediamo. Per collegare praticamente ad internet, allora noi abbiamo Ethernet, qua non abbiamo modem o una cosa, utilizzo il mio computer come hotspot. In realtà poi ho collegato un altro hotspot. Quindi qui, un attimo qua. Ah, già era attivo. Io non so se ce ne ripartire. Ok, adesso prendo lui sull'Ethernet che mi sta distribuendo. L'alimentazione l'ho presa dalla USB. Da notare che è stato anche rilasciato questo fatto che quando si utilizza l'Ethernet per particolari consumi si abbassa automaticamente la tensione dello stabilizzatore e quindi ad esempio anche il display si vede più fioco. A questo punto ho questa quel programma che ho fatto vedere prima in JavaScript. Riavvio l'embed, ma non so se si vede, penso di no, la scritta getting IP. Si vede? Ha rilevato l'IP, c'è il conditions not true. Adesso sta facendo più error like, si è collegato anche a WebSocket. Adesso mi connetto anch'io qui. Connessione effettuata. E la light non funziona. Non si è collegato. Provo anche a mandare un messaggio. Infatti non si è collegato. Questo per quel fatto che US Connect, come ho detto, serve fare il controllo, per dire mi sono effettivamente collegato. Ok, vediamo qui. Guarda, live. Invia.
abbiamo comunque arrivo a messaggio. Abbiamo problemi di connessione sempre per vabbè, comunque funziona, lo posso assicurare. Perché? Ah, no, prima l'abbiamo visto, cioè, ragazzi, funzionerà. Non so perché adesso non va più. Comunque devo verificare questo fatto. Allora ricarico il filmato. Allora, continuiamo un attimo con l'ultimo punto. Se no stiamo anche esplorando. Allora. E abbiamo detto, l'ultimo punto c'era la wearable technology, cioè tutto ciò che è indossabile. E c'è, per chi è appassionato di smartwatch, che sta lanciando la Samsung, eccetera, c'è questo oggetto Xado, fatto da un ragazzo cinese, e si basa sull'Arduino Micro, questa qua che abbiamo fatto vedere, e la produce la CD Studio, perché hanno fatto sempre il pezzotto di Arduino. È bello perché ovviamente ogni pezzo è componibile, si può scegliere come farlo, e già c'è tutto, perché deve esserci tutti quanti, in tutte le parti su cui bisogna lavorare. E niente, quindi c'è un LCD, un OLED, display, e quindi si può programmare, si può far uscire sempre le lancette analogiche, c'è già una antenna Bluetooth, e però guarda, la lancetta non costa poco, si vende il kit, già fatto. Allora, come conclusioni, vedendo nella scala dell'uomo, noi ci troviamo in questa posizione attualmente. Se avete visto tutto ciò che l'open hardware ci permette di fare, e non aziende, ma proprio le persone che ci hanno lavorato, noi andremo a finire probabilmente a questo, evolveremo ancora di più. Cioè, da Neanderthal dovremmo essere Homo sapiens. E potremmo fare cose sempre come il socket, ma non so, non funzionava. Oppure potremmo fare sempre le comunicazioni e utilizzare gli ultrasuoni che prima non si potevano utilizzare. Possiamo utilizzare l'LCD velocemente, posso diverterci anni per farli lavorare. L'unico svantaggio è che c'è un regresso di conoscenze, perché in effetti io ad esempio non so come funziona un WhatsApp, non so minimamente quale sia il protocollo di comunicazione. Non so ad esempio l'LCD si vede come funziona, però ad esempio l'ultrasuoni non so bene come è fatto tutto. Quindi c'è un regresso, che potrebbe essere una cosa positiva e una cosa negativa. Io vedo come una cosa più negativa, perché in effetti devo scegliere. Con questo, tutti i materiali verranno caricati su quest'URL, che è linkato al mio sito, e probabilmente anche a... che ha fatto? E probabilmente anche su SlideShare metterò il PDF. E il prossimo intervento è sulla crittografia, precisa nei guanti di Mario Rossano. Questa qui, lui. E con questo abbiamo finito. Se ci stanno domande, dovete fare.